cose. Andiamo. Ciao a tutti e bentornati su World of Tanks. Ma prima di partire, volevo dirvi buon anno, buon 2019. Mi trovo su Panama, ma non con un carro normale, con un carro mercenario che si può ottenere tramite un contratto dall'albero tecnologico in officina di, credo, 12 missioni abbastanza semplici, almeno le prime 10, poi si passa alle ultime due che mi sembra guadagna 40.000 di XP e l'ultima 80.000 di XP. Questo carro è composto dallo scafo di un Chaffee, carro leggero livello 5 americano, la torretta di un Jackson, che è un cacciacarro speciale perché non conduce nessun altro cacciacarro, è sempre americano, e il cannone della Lecto, che è un cacciacarro inglese di livello 4. Nemico in vista. Il cannone da 69 mm che fa 180 di danno a colpo, con ovviamente 92 di penetrazione per un'altra, e all'ottima mimetica e anche all'ottimo raggio visivo di 370 metri, che è lo stesso magari di un Fury, uno domina i campi di battaglia a livelli 5, anche con i 6, con i 7 dovete già stare più attenti. Però in questo replay devo dire che sicuramente ho messo questo carro nel suo ambiente ideale. Attenzione, nemico avvistato. Ci hanno visto. Il nemico ci ha nel mirino. Il nostro veicolo è distrutto. Attenzione qui. Circa 300 metri da questo Archer e lui non riesce a vedermi. Cioè, qui potete veramente capire la potenza del cannone, che non fa così tanto rumore. E poi la mimetica di questo carro. Siamo stati avvistati. Hanno distrutto uno dei nostri carri. Trovo quest'ottima posizione dietro ai cespugli e andando avanti e indietro, cioè quando il cespuglio diventa opaco e quando invece è trasparente, riesco a non farmi vedere quando sparo. Fantastica caratteristica di questo carro è che è quasi un'artiglieria, quindi potete colpire i carri dietro gli oggetti. Adesso non lo potete vedere, però quando avevo il mirino lo dava bianco nella modalità cecchino, ma nella modalità mira automatica lo dava rosso. Ho sparato e l'ho ucciso.
perché volevo lasciare la T2 a morire, però con 92 di penetrazione penetrare un IDR da davanti non è così facile, quindi cerco di trovare una nuova angolazione, magari dal lato, e dovrebbe avere 60 mm di forzatura. Sono accerchiato di fianco e da davanti, ho deciso di mettermi sulle colline così da avere una visuale sia a destra che a sinistra ed avere anche un punto di fuga, magari posso correre giù dalla collina o posso nascondermi dietro. Ne ho visto uno. Che penetrazione si fa sentire, e non rimbalzo una sola volta, ma rimbalzo anche più di una. Un colpo potrebbe farmi fuori, decido di fare il giro lungo da dietro. Cercando di conquistare la nostra base. Qui di nuovo non prendo la strada diretta perché sennò mi ucciderebbero subito. Vado invece nella parte bassa che c'è a ridosso del confine, che mi protegge intanto dal cacciatarlo che c'è in mezzo, e poi ha un effetto sorpresa da su chi è alla base. Surprise, motherfucker! Ci hanno preso di mira!
Caricamento perforanti. Ci hanno provato. Un'ottima intuizione, andare su finché attenzione sono su questa spostato. Posizione. Quando invece non mi vedono più, sbrecciare giù a massima velocità fino all'altro fianco per prendere di sorpresa il cacciacarro che c'è là e invece quello che mi stava puntando prima. Ho avuto un po' di fortuna con questi colpi senza mira, però grazie a stare da dietro, usare cespugli e magari prendere la mira da lontano e non correre all'impazzata, sicuramente ha portato a un risultato. Spero vi sia piaciuto questo video, noi ci vediamo nel prossimo, ciao.